sotterranei pop, alterazioni genetiche del suono. E allora rieccoci in studio. Questa sera facciamo un po' diverso dal solito, poche canzoni da disco, molte canzoni suonate qui nei nostri studi. Federico Cimini è pronto con la sua chitarra e i suoi compagni per suonarci un altro brano. Esatto, si chiama Diversamente Scomodo e vorrei fare una precisazione a tutti gli ascoltatori che sono qui con questi due musicisti, ed è una fortuna essere alla radio perché non potete vederli perché sono davvero brutti. One, two. Io guardo al passato perché succede che chi ha avuto ha avuto, e poi c'è sempre che chi ha dato ha già dato, ma è stato già dimenticato. Ora si è persa la memoria quando c'era quello che vestiva così bene, il cavaliere che cavalca la cavalla, che promette e non mantiene un'altra storia, che ti lascia d'occhi aperti per un'ora. Macchina speciale si dirige verso il mare, prende l'acqua e dopo sale prima di versare tutto quanto sulla terra, e che quella colata di famiglia che ti lascia e ti ripiglia, perché sono diversamente scomodo, perché ho voluto fare compiti con le tue carezze. Figlio di un temporale alcolico, nasce qui la mia passione per le vite strette. Ma niente è perduto, perché alla fine un bel passato è passato, e tutto quanto è stato già costruito, mi sembri avanti ma non ho capito se tu guardi la luna oppure il dito. E pensa al futuro, che è dato in mano a quello che ce l'ha più duro, almeno un modo per sentirsi sicuro, posso corso per mezzo disperato, perché una donna l'ha paralizzato. Quando la mia squadra personale si dirige verso il mare, prende l'acqua e dopo sale prima di versare tutto quanto sulla terra, e crea quella colata di famiglia che ti lascia e ti ripiglia, perché sono diversamente scomodo, perché ho voluto fare con le tue carezze. Figlio di un temporale alcolico, nasce qui la mia passione per le vite strette. Diversamente
Scomodo, questo è un altro dei brani che trovati nel disco d'esordio di Federico Cimini, L'importanza di chiamarsi Michele. Questa sera suonata qui dal vivo le canzoni di questo album, inframmezzate alle nostre parole. Proprio mentre c'era la pausa pubblicitaria, Federico ha chiamato il mio collega Osvaldo Morisco, che è un grande esperto di musica degli anni 60 e 70, diciamo così, leggera, ecco, perché così ci distinguiamo io e lui. E lui subito aveva fatto il riferimento nella sua mente ad Ugolino. Hai visto? Vedi. E non ci siamo messi d'accordo prima. No, per dire come lui abbia subito colto questo... Ecco, questa influenza, diciamo così, un'influenza nascosta. Ecco, come arriva un giovane? Perché tu sei poi giovanissimo, no? Finché uno ascolta Battisti, Di André, tutti i grandi cantautori italiani, può sembrare, diciamo, abbastanza semplice, no? Però andare a pensare Ugolino, anche se Ugolino ha fatto ma che bella giornata, esatto. Un pezzo anche quello famosissimo, però ecco, come ci arrivi tu, insomma, oltre per, come hai detto prima, questa passione per la musica italiana, quindi... Però ecco, perché un giovane si butta su quello, cioè, a me sembra strano, forse perché io sono cresciuto diversamente, però mi fa un po' diciamo così, strano. No, allora arrivo ad Ugolino dopo una bella esperienza con un mio amico che è durato un viaggio in macchina da Bologna ad un paesino vicino a Bologna dove passa un fiume. Ed estate andavamo lì, visto che era inutile raggiungere la riviera, e come tutte le cose, questo concetto si chiama serendipità, il fatto di fare qualcosa e trovare qualcos'altro, è come Cristoforo Colombo, no, che scoprì l'America, diciamo così. E, mi ha fatto ascoltare per caso questo cantante qui, dicevo, porco cane, chi è questo qua? Mi ha detto, questo è Ugolino. È presente quando ti si apre un mondo, davvero. Sì. Ho iniziato a ricercarlo, ho iniziato a cercare qualche canzone, ho cercato il ricercabile perché ora è rimasto davvero poco sul web e credo anche nei negozi di dischi più... I mercatini. Cioè. Sì, qualche mercatino, esatto, non sono riuscito a trovare niente, ho solo scoperto che vive in Val d'Aosta, sono stato tentato più volte di scrivergli, ma dopo ho detto magari, insomma, sembra un po' inutile andare a cercare. Beh, invece magari gli farà molto piacere, no? Mi sa che lo farò, perché non sia questo compito lo affidiamo anche al nostro amico e collega Osvaldo, sì, magari lui, esatto, si mette alla ricerca e magari lo può chiamare, ecco, per un'intervista radiofonica, telefonica, così si ritorna a bomba sul tema. Parliamo un po' di come sei arrivato poi in contatto con MK Records, perché è vero che MK è vicinissima alle cose di casa nostra, ma diciamo, tu in un certo senso sei distante. Sì, infatti ci siamo... Sì, era Ciccio Gonzo che parla a sproposito. Infatti ci siamo conosciuti a Faenza, pensa un po', durante il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che si svolge per 2 giorni a settembre a Faenza, in Emilia Romagna, perché non so, giustamente siamo a Cosenza, da Faenza a Cosenza c'è, a parte la rima, c'è un mondo di mezzo. Ma il pubblico di Sozzatane Pop conosce bene. Conosce anche Faenza e il MEI. E mi è capitato di partecipare a Musica contro le Mafie, sono stato semifinalista, in particolare grazie all'Arci, visto che ho fatto fatto parte del roster, un'altra parola che non capisco, dell'Arci per la stagione 2012-2013, sono capitato grazie a queste 2 occasioni a Faenza, ho suonato lì sia il sabato che la domenica. Ho avuto modo di scoprire questa etichetta che era MK Records, e alla domanda, bene, di dov'è questa etichetta? Di Cosenza. Ho detto, ma dai, anche lì è stata una botta di fortuna, e sono contentissimo perché
Ovviamente un cantautore o comunque un ragazzo che prova ad andare avanti anche nel mondo musicale, o quantomeno uno come me, ricerca molto attentamente le etichette discografiche, anche se è una grande opportunità non ci si può fermare all'inizio, bisogna trovare quella che più si addice anche al personaggio, e io con MK, con Gennaro e Marco di MK mi trovo benissimo, e sono sempre di più dei compagni di viaggio, oltre che dei datori di lavoro, chiamiamoli così. Volevo chiedersi proprio questo, cioè, spingersi a dire qualcosa di brutto, se Gennaro e Marco no? Ma di qualcosa di brutto è che effettivamente sono brutti loro, sono delle bellissime persone, però dai, fanno bene il loro lavoro, ma a parte questo, cioè, io ho detto il bello, ma era tutto il bello che si poteva dire di loro. Siccome adesso sono all'ascolto, quindi tu pensi che siano ancora lontani? No, io penso che adesso non troverò più un pane per i miei denti, mi licenzia, stracceranno il contatto, no, il contratto. Abbiamo capito che la cifra stilistica di Federico è quella di dare del brutto a tutti quanti. Sì, ma no, è colpa loro, che gli stanno intorno. Mia, sì. È invidioso. Io invece sono bellissimo. Tu sei bello, ma ti ho di fronte. Quindi. Comunque, parliamo invece di anche questa scelta che hai fatto sui testi. Insomma, parlaci un po' di canzoni come La rivoluzione in pigiama, che ha non so se è prevista che venga suonata, o comunque magari poi l'ascoltiamo, possiamo ascoltarla anche da disco, ma potrebbe essere come dire, una sorta di dichiarazione di intenti, no? A dire, fare qualcosa. Ecco, cosa vuoi raccontare? Ecco, come si fa la rivoluzione in pigiama? La rivoluzione in pigiama è la rivoluzione che non si fa. La storia di Michele non è prevista nella scaletta, quindi ce l'ascolteremo sicuramente dal disco. Non è prevista per via degli strumenti, quindi se no la farei. Se voi la possiamo fare, che dite, la facciamo? No, nessuno dice niente, non la facciamo. Ho sentito gli ascoltatori, hanno detto no, è meglio da disco. La rivoluzione in pigiama è la rivoluzione che non si fa. Quando l'ho scritta, la storia di Michele è un concept, quindi è una favola dei giorni nostri, no? Che finisce a me un po' male forse, raccontata in canzoni. Il momento della rivoluzione in pigiama è quel momento in cui tutti si lamentano di un mondo che non va, di un sistema che ormai ci ha rotto un po' le scatole. Però una cosa che si ripercuote nella vita reale è che tutti coloro che si lamentano spesso fanno un gran numero e fanno un gran vociare, però alla fine chi agisce davvero, chi fa davvero, chi scende davvero in piazza per cercare di fare la rivoluzione è un numero molto ristretto di persone. Per cui la rivoluzione in pigiama è quella rivoluzione che magari si può fare sul web, a casa, è fatta di lamentele ma non è fatta di nulla di concreto. È un brano un po' ironico per prendere in giro queste persone che non sanno fare altro che lamentarsi. E allora La rivoluzione in pigiama ce l'ascoltiamo in versione da disco, così facciamo anche una pausa. In realtà la canto in playback. Va bene, proviamo a fare l'esperimento. Comunque, questa è appunto La rivoluzione in pigiama. La rivoluzione piace proprio a tutti quanti, anche sulla pagina mantiene molti amanti, politici, ingegneri, ragazzine ed operai, donne facili, assassini, un dirigente della RAI. Passavano la notte aspettando la mattina, ora passano soltanto programmi di cucina, la vecchia velina si fa di cocaina, me l'ha appena detto uno studio poco aperto. Tanto vale stare a casa ad aspettare, sopravvivere un po' prima di affogare, fa come ti fa. Prima di aggiornare non ho avuto neanche il tempo di cambiarmi e scopro che tutti quanti fanno la rivoluzione. Ho visto ieri e superavano il milione di persone per la manifestazione. Le parole dell'autore sul commento di YouTube.
tu funzionerai. L'assassino è stato preso, ma per quello che ne sai, passavano i retaggi di una situazione strana. Ora passano le previsioni della settimana. La crisi è lontana, la gente che spara, la terra che trema e non crolla il sistema. Sono uscito con la voglia di gridare, tutti gli altri mi restavano a guardare. Fa come ti pare, che prima di affogare non avrei nemmeno il tempo di cambiare. La rivoluzione in pigiama l'abbiamo messa da disco sia perché Federico Cimini e i suoi musicisti non sono in grado di farla. Non la so fare. Non ho ancora imparato a fare il mi minore, ragazzi. Lo devo ammettere. Beh, il mandolino effettivamente è difficile. Il mandolino è difficile, però questo dà anche il senso di come il disco sia ben suonato, molto arrangiato, no? Ci sono un sacco di strumenti. È arrangiato, così come è arrangiato, un disco arrangiato. No, è ben, arrangiato. Una battuta. Di questo stiamo parlando questa sera qui a Sotterranei Pop, dell'importanza di chiamarsi Michele. Magari poi domani lo useremo tutti come nome d'arte, il Michele. Intanto ci fermiamo perché c'è un'altra pausa pubblicitaria, poi torniamo nuovamente con la musica dal vivo.